È iscritto a parlare il deputato Luca Pastorino, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente, io ho 3 minuti, approfitterò magari anche delle sue buone concessioni di questo pomeriggio. Abbiamo sentito le parole del relatore, quindi con questo aumento di deficit al 4,5 ci sarà lo spazio per interventi per 23 miliardi, poi ci sono i 9 miliardi per l'IVA che fanno i 30 miliardi di cui il Presidente Meloni e il Ministro Giorgetti hanno parlato per interventi sull'energia, cosa della quale siamo soddisfatti, nel senso che questo è il problema, l'abbiamo sempre detto. Quindi abbiamo apprezzato anche un approccio prudente. Le tensioni inflazionistiche è uno scenario che andremo a verificare nel tempo e quindi questo ci permettiamo di dire che andrà a contenere o dovrebbe andare a contenere proprio nel segno di questa prudenza anche tante di quelle premesse elettorali e magari andare nella direzione di iniziative orientate all'equità, a vari elementi di equità. Mi permetto di, e ci permettiamo di sottolineare però 2 aspetti in questo senso nell'utilizzo delle risorse che sono, come abbiamo detto, molto preziose, i cui dati arrivano dalla relazione sull'economia non osservata alla nota di aggiornamento del DEF, secondo la quale diciamo l'evasione fiscale sarebbe a rischio aumento a causa della flat tax. Quindi, se in linea generale il dato del tax gap fiscale contributivo mostra per la prima volta un calo sotto la soglia dei 100 miliardi di euro, resta alta la propensione all'evasione per le partite IVA che sul fronte IRPEF è pari al 68,7%. E questo è contenuto in una nota legata al DEF. Al centro dell'attenzione i regimi fiscali appunto sostitutivi e la necessità di restare sotto una determinata soglia di fatturato alimenta il fenomeno della sottodichiarazione, rischia quindi di trasformarsi in un boomerang per i conti pubblici. La pubblicazione della relazione sull'economia non osservata sull'evasione fiscale non contributiva elevata alla NADEF arriva proprio poi diciamo nel mezzo di una discussione alla quale abbiamo assistito negli scorsi giorni relativa diciamo, alla possibilità di innalzare a 85.000 euro no, il limite del regime dei forfettari. E lo stesso risultato emerge anche nell'analisi svolta dal Dipartimento delle Finanze sul regime forfettario, la flat tax al 15% e le partite IVA. Diciamo, il Dipartimento Finanze evidenzia un effetto di autoselezione dei contribuenti con ricavi e compensi di sotto la soglia massima di 65.000 euro, al fine di usufruire dell'imposta sostitutiva dal regime forfettario. Quindi sono tutti, ci permettiamo di fare questa osservazione anche alla luce appunto del fattore risorse, che già diciamo da quanto anticipato dal governo e quindi dall'atteggiamento prudente, da quanto confermato anche dal relatore Pella, fa sì che comunque ci debba essere attenzione a questo tipo di considerazione e quindi a quello che è stato detto anche in campagna elettorale, perché gli effetti diciamo redistributivi devono essere tangibili e andare in una direzione ben precisa e noi ci siamo sempre permessi anche in sede di discussione della delega fiscale la scorsa legislatura, approfitto per fare gli auguri di buon lavoro al collega Osnato, nuovo presidente della Commissione Finanze, Cortesemente, diciamo, riesce a chiudere, collega? l'indirizzo deve essere quello relativo appunto all'equità nella distribuzione delle risorse ad un fisco che guardi tutti gli aspetti a partire appunto da quello. Grazie.